ASMR, cibi finiti, detersivi finiti, spero che vi piaccia. L'anno scorso poche volte l'ho fatto perché mi passa anche la voglia di farlo, sinceramente. Non mi piace molto come video da fare, ma spero che piaccia a voi. Allora, pochi cibi oggi, facciamo la prima parte, insomma. Cotechino, questo qui, a Natale l'ho mangiato, dell'Ins, mi sembra. Sì, Ins Mercato. Lo vendono all'Ins, sapori genuini, cotechino. È pieno di grasso. Ma pieno di grasso in una maniera allucinante. Origine dalla carne di suino, carne di suino, grasso di suino, cotenna, sale, destrosio, spezie, antiossidante, ascorbato di sodio, sale, nitritato. Vabbè, è abbastanza buono il gusto, non ha pepe, anche se c'è scritto spezie, non ha pepe, non sento nessuna spezia, non mi dà fastidio, però è troppo, troppo grasso, troppo grasso. Non penso di ricomprarlo, vabbè che io il cotechino lo compro una volta all'anno, giusto o Natale o a Capodanno che fa anche rima, se no non lo compro mai praticamente. Era anche in offerta, 500 grammi precotti, abbastanza buono, però è grasso, tanto, tanto grasso. Forse tutti i cotechini sono grassi. Non lo so, vabbè, poi ho preso, poi ho finito, cioè, in queste festività passate, Selex crema di marroni, questa qui è buonissima, è zuccherina, è dolce, ma non è nauseante, non è stucchevole. Questa etichetta sarà difficile da togliere, ma se riesco a lavarla, a lavare il barattolo, a tenerlo, è bello questo barattolo, mi piace tantissimo, chiude anche bene. Queste qui, 45% di frutta, 340 grammi, al Mercato Big. Big Mercato Locale. Com'è? Buonissima comunque. Questa qui invece ha il latte dentro, quindi non la compro più. Era per assaggiarla che l'hanno fatta vedere su YouTube, su Instagram. Al Lidl Maribel crema al pistacchio. Forse la posso fare anch'io in casa se compro i pistacchi anche senza latte. Devo provare. Non so se posso farla in casa. Crema bianca, zucchero, olio di semi di girasole, grasso di palma che tutti dicevano anni fa che faceva male. Latte scremato, siero di latte in polvere, emulsionante. Pistacchio 45%. Aroma naturale. Bello il barattolo, se riesco anche questo magari a tenerlo, a riciclarlo. È finita completamente, ce n'è. Quanti grammi? 190 grammi. È buona, ma è stucchevole. Questa a me dava fastidio. Non solo per il latte, ma era proprio troppo dolce. Non so se voi l'avete provata. Consigliatemi qualcosa di dolce, ma senza lattosi. Se vi piace, commentate se l'avete provata. Poi, Bresaola, questa qui del Lidl. Dal salumiere, affettati. Solo la parte alta, insomma, della plastica. Se riesco ad aprirla, ecco questa. Era anche in offerta con l'ultima spesa che ho fatto a dicembre, sì. Questa qui, Bresaola della Valtellina, la ricomprerò, molto buona, dal salumiere, punta d'anca. Di solito la Bresaola o il prosciutto crudo è molto filaccioso, invece questa era buona, non era filante per niente, cioè non era filaccioso. La Bresaola era buona, mi è piaciuta. Poi, tonno questo qui dell'Ins, tre scatole, Amadeus, non mi piace il gusto, non mi piace per niente. Tre scatole da 80 grammi all'olio di oliva, c'è troppo olio, non la ricomprerò, quel tonno lì non lo ricomprerò, anche se magari costa poco, non lo compro. Queste ricottine qua sono molto buone, del Lidl, le uniche piccole, l'unica pecca è che sono piccole. Peccato che non ci sono più grandi. Ricottine senza lattosio sono buonissime, al Lidl ce ne sono due confezioni, solo latte italiano. Se la ricotta senza lattosio non dovrebbe esserci il latte, però c'è scritto solo latte italiano. Ingredienti: crema di latte delattosata, siero di latte delattosato senza lattosio, cioè lattosio 0,1, 0,1 100% grammi. Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio. Confezione di carta questa e le altre sono in plastica. Poi questo qui è una cosa con il lattosio, ma sotto le festività. Questo qui è buonissimo, l'ho trovato, è piccolino in offerta, l'ho comprato, è buonissimo questo cioccolato Milka con il latte ovviamente, ma con gli Oro Saivan, buono, veramente buono. Poi il pan bauletto dell'Ins, Buongiorno Natura, pane bianco, c'è anche pane integrale che lo compro sempre, morbido a fette 400 grammi, buono, mi piace sia questo che quello integrale. Con i semi, con i cereali, buonissimo. Poi per oggi ultima cosa, questo sugo qui che è anche forse dell'Ins. Sì, tutto all'Ins compro io. Passata classica, è molto liquida.
700 grammi pomodoro 100% italiano vellutata marca K dell'orto, tappo rosso, barattolo in vetro. Questa si può riciclare come barattolo, eh. Vedete che liquida, anche se vabbè, io ho messo l'acqua per sciacquare la bottiglia, però è proprio liquida, 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 liquida. Capsula di sicurezza, tappo rosso, un barattolo di vetro. È buona, un pochino acida. Bisogna mettergli almeno un cucchiaino di zucchero, come dicono tutti, per togliere l'acidità del succo, qualsiasi succo comprato, confezionato. Se avete i pomodori giusti per fare il sugo in casa, fatelo. Io non ho lo spazio in questa casa, l'ho detto anche l'anno scorso. Ma lo potrei fare lo stesso. Magari in cantina metto le bottiglie. Mi metto a farlo in cantina o in garage il sugo di pomodoro. Non so se si può. In un condominio, vabbè. Troppe paranoie, magari. Mi faccio troppe paranoie. 700 grammi per me è molto grossa come bottiglia, però è abbastanza buono. Vediamo un po'. Origine del pomodoro Italia. Pomodoro, sale, correttore di acidità, acido citrico. Ingredienti 3. Benissimo. 700 grammi. Pomodoro 100% italiano. Energia. Per 100 grammi 114 kg, 27 kcal. Grassi 0,00. Carboidrati 4,5. AR, non so cosa sia. Carboidrati, tutti quei zuccheri 4,5, fibre 1,1, proteine 1,5, sale 0,45. Vabbè, non lo so se voi capite bene le scritte di questi barattoli, di questi sughi. Se il latte mi darebbe la nausea lo stesso. A presto, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video.